Ciao Alberto, Ciao. no, bentornato in Italia. Grazie. Noi siamo qua da un po'. Senti un po', allora si parlava prima di collegarci, senti un attimo di questo del Vaticano che vuole espandersi in Cina, vuole vendere i prodotti anche in Cina, visto che insomma, la conosci, cosa mi racconti del marketing del Vaticano in Cina? Io penso il peggio. È come sempre. Perché Vaticano, cosa vuoi? Ha legittimato Mussolini, ha legittimato Hitler, ha legittimato l'antisemitismo e adesso si appresta a sdoganare il Partito Comunista Cinese. In È Cina. al politico, no? Ma racconta un po' l'accordo a cui ti riferisci, dai. In Cina esistono due chiese cattoliche, esiste una chiesa di Stato dove c'è un ufficio, un ministero che riconosce 4-5 religioni e che gestisce la religione cattolica, se nomina i vescovi, nomina i preti, tutto questo è un affare di Stato, diciamo. Su questo esiste una lunga diatriba con il Vaticano, perché il Vaticano dice no, la Chiesa deve rispondere a Roma. I cinesi dicono no, col cazzo, la Chiesa, io non accetto ingerenze di stati stranieri, per cui la Chiesa cattolica è roba mia. Ah, certo. Però, quindi Una adesso. specificità cinese anche questa, no? Siccome sono convinti, tutta la cosa cinese si costruisce sull'idea di una particolarità, e loro anche su quello devono essere particolari. Il problema è che dunque, la Chiesa Patriottica farà 6 milioni di fedeli. Parallelamente esiste una Chiesa clandestina che non ha mai accettato il potere di Pechino, che vive nell'ombra. Originalmente cattolica, fondamentalmente anticomunista, certo. Guarda, ma neanche tanto comunista. Anticomunista. No, ma neanche, poveretti, capito? Gente che riconosce il potere la parola del Papa. E questa chiesa vive nell'ombra, fanno messa nelle case, hanno i loro vescovi che vengono tenuti nascosti, perché altrimenti passerebbero 20 anni in galera, e si riunisce in modo clandestino. Adesso, sotto la spinta del cardinale, del Papa Bergoglio, il Vaticano ha intavolato trattative serie per raggiungere un accordo con la Chiesa di Pechino, per arrivare a una mutua mutuo riconoscimento dei vescovi, ok? Pur riconoscendo alla Cina il potere comunque che esista una Chiesa di Stato. Io trovo che sia, trovo, primo, che i cinesi non hanno mai tenuto una parola in vita loro, quindi non vedo perché, la Chiesa cattolica dovrebbe fidarsi della parola dei cinesi. Cioè, Sempre un'opinione ottima dei cinesi. beh, nel WTO ci hanno massacrato, cioè ci hanno tradito in tutti i modi, capito? In realtà il paese non si è mai aperto, non ha mai firmato gli accordi, non è mai Ma diventato non è indipendente. vero, esageri, Non ha dai. mai. Non. Importano una quantità di roba e ne importeranno sempre di più, ma comunque andiamo avanti. Io trovo che accettare un compromesso falso, perché cosa vuoi? Anche se la Chiesa cattolica ha il potere di nominare un vescovo, poi il vescovo in Cina fa quello che gli dice il padrone, capito? Li corrompono, li pagano, li minacciano, li chiudono, cioè, per arrivare a questo minimo risultato assolutamente
fragile e comunque non di lunga durata, il Vaticano è disposto a mandare a fare in culo i 5 milioni di clandestini che ha rischiato la vita da 60 anni a sta parte. Tieni presente che non gli chiedono nessuna garanzia. Sì. Non gli offrono nessuna garanzia. Nessuna garanzia. Tieni presente che ancora ammazzano i preti in Cina. Okay. Ogni tanto c'è un prete che stranamente... Il Vaticano da sta roba cosa pensa di guadagnarci? Soldi? Ah, il Vaticano pensa di poter crescere, non so, il numero dei fedeli da 5 milioni e 50. Siccome la fede cattolica è in calo ovunque, loro vedono l'Asia come un grande mercato di espansione. Il Vaticano ragiona come la Procter & Gamble. No, questo lo so, questo lo so, però non so cosa gli interessi fare cardinali in un paese così grande che non riescono a controllare. Una delle chiavi loro è sempre stato controllarli, no? Cioè loro, lo dici a me, io sono assolutamente contrario a cose di questo genere, perché sono obiettivi fatui, vendi l'anima, vendi la tua integrità, non che il Vaticano sia... Beh, non è che ne abbiano un particolare, no? Sì, non è che abbiano molto da perdere, diciamo, no? Però loro sono disposti a vendere la propria integrità, a chiudere l'ambasciata di Taiwan, ad accogliere... Anche l'ambasciata di Taiwan fa parte del... Certo, perché Taiwan vive al mondo solamente grazie al fatto che ha un'ambasciata nel Vaticano che conta, perché attraverso il Vaticano riescono ad avere rapporti ufficiali con tutti gli altri paesi. L'ambasciatore taiwanese in Vaticano è molto importante. Questo è l'eterno compromesso del Vaticano che io trovo assolutamente aberrante. Non hanno ancora concluso, però. No, non hanno ancora concluso, però hanno ostracizzato tutte le voci contrarie. C'è un cardinale di grande carisma a Hong Kong, ormai pensionato, che tutta la vita, cardinale che viene dalla Cina, cardinale nato a Shanghai, che conosce, si chiama Cardinal Zen, che lotta disperatamente affinché questa non succeda, che è di fatto Cardinal Zen il capo della chiesa clandestina. Io mi onoro di conoscere personalmente. E secondo te questi non contano niente nei giochi vaticani? Cazzo. Io ho visto anche qualche mese fa a cena Zen, mi ha detto non mi ascolta nessuno, papa, nessuno mi riceve. Quando io porto avanti le istanze del Cardinal Zen dal Vaticano, mi dicono quello è un rompicoglioni, bisogna zittirlo, quello è un rompicoglioni che vuol disfare tutti gli accordi, così. E una cosa interessante... Se ci sentono, poi non ci fanno, non ti accettano più in Vaticano, questa roba qua. Guarda, io in Vaticano non sono mai entrato. Non ho mai visto i giardini vaticani. Non sono mai andato all'udienza del Papa. Allora, ci resta che da vedere se fra i nostri ascoltatori c'è qualcuno dell'ambiente, vediamo cosa ci commentano. Beh, sì, Prodi ce l'ha a morte con me. Prodi ce l'ha a morte con me. Ah, sì? Sì, Romano è tutto, cioè... state zitto, perché Prodi è grande. Loro forse pensano di fare... Prodi è il grande cucitore di questa cosa. Ah, sì? Però tra di noi esiste un dissidio profondo dove ci si manda a fanculo reciprocamente, per cui... Realpolitik allo stato puro. La cosa, guarda, io ti dico l'ultima volta a cena con Cardinal Zen mi disse, vedi Alberto, la differenza tra padre Wojtyła e Papa Bergoglio è questa, che Wojtyła i comunisti li ha conosciuti da oppressori, Bergoglio veniva dal Sud America, li ha conosciuti da oppressi, e quindi non capisce un cazzo. Ma sai, Bergoglio, io non credo che sia Bergoglio in tutto questo. Bergoglio anzitutto è un personaggio contraddittorio. Su questo un po' tiro fuori le mie conoscenze vaticane, con il culo del cinema conosco il Vaticano. Infatti io sono molto fiero, tra le altre robe, di un tweet fatto il giorno della lezione di Bergoglio.
in cui dissi, perché ne sapevo un po', ne avevo sentito parlare, c'ho qualche amicizia di origine teologica nel mondo del Vaticano, è un po' seguito in passato la Chiesa Cattolica, ma noi non è frega più. Insomma, dissi che erano tempi duri per Comunione e Liberazione e tutto un certo tipo di Chiesa. Tutti a dirmi, ma no, ma questo è uno di Comunione e Liberazione, questo è uno che è stato con la Giunta in Buenos Aires, eccetera. Cioè, Bergoglio è un classico prodotto della Chiesa latinoamericana che ha dovuto arrangiarsi in situazioni di tensione sociale enorme fra un potere che si dichiarava cattolico e massacrava e dei preti di base che stavano con l'altra gente. Quindi lui lo vedi che è un colpo al cerchio, un colpo alla botte. No? Però sai, io credo che per quanto riguarda i rapporti con la Cina non sia tanto Bergoglio. Credo che su queste grandi relazioni del Vaticano, il Vaticano sia come il Dipartimento di Stato e più del Dipartimento di Stato. Parolini, cioè, esiste una serie di relazioni, di interessi, di diplomatici che sono lì da 50 anni, i quali perseguono la loro opera, hanno la loro visione internazionale e la fanno andare avanti più o meno rapida, più o meno accelerata, quello sì, che a qualsiasi sia il Papa, che sia Wojtyla, che sia Bergoglio, che sia Ratzinger, a questi ci marcia. La mia impressione è che il Papa un po' gliela sposta, ma non gliela sposta tanto. Cioè, tutti hanno detto, ma sì, Wojtyla ha cominciato a viaggiare per il mondo, che grande innovatore. Boh, insomma, che grande innovatore, bella novità, cazzo, è arrivato quando è iniziata la globalizzazione, c'erano gli aerei, le televisioni, Ma viaggiava anche Paolo VI, Ha viaggiato... A parte che appunto già Paolo, però Paolo VI molto meno, infatti esattamente, Paolo VI già aveva cominciato a viaggiare. L'altro è durato... uno sputo, non ha avuto il tempo neanche di mettersi le scarpette. Wojtyla è grande innovatore, secondo me è grande innovatore, niente, cioè, era ferocemente anticomunista nel senso che, come hai detto tu, aveva vissuto i comunisti oppressori in Polonia, ce l'aveva costi qua e sognava la Polonia libera, ma... cioè, io non ho l'impressione che i papi individualmente cambino così radicalmente la politica estera del Vaticano, perché mi sembra una grande struttura del potere diplomatico vaticano da tanto tempo che si gestisce sulle sue relazioni col mondo. Non ti pare? Tu pensi che è Bergoglio che sta decidendo di fare... No, sì, no, hai ragione. Ossia, cioè, la spinta viene dal Cardinal Parolin, che è segretario di Stato, il quale si vanta di aver fatto questo accordo con il Vietnam, ma il Vietnam è una storia molto diversa, il 30% è cattolico, è tutta un'altra cosa... il quale, capito, ha bisogno probabilmente di mettere una tacca e di fare questa grande operazione di marketing. Quindi, certo. Capito? Però l'unica organizzazione al mondo che è riuscita a sopravvivere per 2000 anni, ritengo che per ragioni di integrità non possa scegliere. Sono riusciti per 2000 anni perché hanno continuato a predicare formalmente lo stesso messaggio, non è vero, con la stessa etichetta, cambiando posizione, alleanze, orientamento, 50 volte. No? Beh, certo, sai, per cavalcare 2000 anni... Per esempio con la Coca-Cola. Questi qua, c'hanno la lattina fuori che dice sempre Coca-Cola. Ma adesso ci è passato di tutto. No? Dice la stessa cosa. Ah, sì, no, ok. Dice la stessa cosa. Cosa ti aspetti che ti contraddica? Cioè, voglio dire, certo che nella mia visione il Vaticano deve essere un difensore di certi valori, della sua indipendenza, della libertà religiosa, del tanti valori anche positivi, capito? E non credo che debba scendere ai patti con un regime autoritario. Sì e no, cioè, non lo so perché, siccome io ho una valutazione meno pessimistica della Cina di quello che hai tu, a me sembra che questo regime, a confronto di quelli precedenti, progressivamente sia meno autoritario. Sì, è un passo indietro, ma non un gigantesco passo indietro.
il numero di prigionieri politici veri, da repressione, morti e roba del genere, fatti da lui, non è maggiore, non è in crescita rispetto al passato, si è ristretto a libertà economica, desiderio per tutte quelle cose lì, insomma, la Cina di adesso è molto meglio della Cina di Mao. Ah, no. Beh, grazie. Socia, buona anche quella di Deng e anche di quella che ha fatto fuori Tiananmen. Che Erdogan è meglio di Hitler, capito? Sì, dai, io non faccio, una delle ragioni per cui alla fine non ho mai voluto fare politica a nessun livello, e quella breve esperienza l'ho sofferta, è perché mi scoccia molto, infatti non ho neanche voluto fare affari, io sono uno estremista perché non amo i compromessi. Devo anche riconoscere che esiste un coraggio nel compromesso, nel senso di mettere sul tavolo della bilancia, cioè di quelli che sono capaci di farlo, che metto sul tavolo della bilancia 100 morti o 100.000 morti, e dicono vada per i 100 morti. Capisci? La diplomazia vaticana fa anche questo, dice 100 morti o 100.000 morti, o 10.000, fai due su 100.000, un'esagerazione. Loro dicono meglio sceglierne 100, qui se salvarne 100.000. Bene, allora, per fare i patti con Pechino mandano a fanculo 6 milioni di clandestini. Sì, sì. No, 6 milioni di persone che hanno professato la fede con vescovi che sono fatti... Ma siccome io non sono particolarmente fedele, nel senso di credente nel Dio dei cattolici, di chiunque altro, non è scritto, viene fuori, siccome non credo nel Dio dei cattolici, credo nel Dio del gatto con gli stivali, punto. L'unica cosa è, mi dispiace per questi 6 milioni, ma mi viene in mente che le grandi potenze questi giochetti li hanno fatti continuamente. Il Vaticano non è una grande potenza. Il Vaticano è una grande potenza, la diplomazia del Vaticano è quella di una grande potenza. Se tu parli con questi, nel mio passato ne ho conosciuto qualcuno, loro ti dicono, certo che siamo una grande potenza. Siamo una grande potenza, abbiamo intessuto da secoli relazioni diplomatiche e di affari profonde con tutto il mondo dove possibile, agiamo attraverso i canali diplomatici, la ricchezza che abbiamo ce l'abbiamo, ma la usiamo a fin di bene. Al contrario di voi cattivi, normali, francesi, italiani, americani o russi, noi tutti questi strumenti di Cesare li usiamo per il popolo di Dio. E quindi facciamo anche i compromessi, e sui 6 milioni diranno, vabbè, magari ci rimettono le penne 6.000, però ne salviamo 600.000. Sono sicuro che c'è qualcuno in Vaticano, che la Cina l'ha subita a zero, l'ha presa tutta da te. Sono sicuro che c'è qualcuno in Cina che fa, in Vaticano, che fa sto ragionamento qua. Ma io non ti sto mica dicendo che li apprezzo. No, ma hai ragione, sia. Se ci fosse qui qualche rappresentante del Dipartimento di Stato a Vaticano, avrebbe delle ottime ragioni per... Ci darebbero degli argomenti lì. Sì, però... No, sicuro che il tuo amico romano, che tu sei molto più realpolitik di me negli affari, lui lo è ancora più di te, specialmente nella politica, ti farà argomenti del genere. Cioè, tu non capisci... Sei anticlericale, no? Tutti i missionari che conosco che sono in Cina sono contrari a questo accordo. Io ho molto rispetto per i missionari. E allora? Cioè, io mentre disprezzo il ciuccio Vaticano, nutro un profondo rispetto per i missionari veri che... E gli alpini. Linea. E gli alpini, perché ti ricordano un po' gli alpini. Mi ricordo un po'. Piacciono quelli in prima linea, come Ursus. Non diremo chi è Ursus. Finiamo qua, dai. Ciao, Michele. Yeah.